Nuovo video, questa volta shopping da Shein. Allora, prima di farvi vedere cosa ho comprato, lasciatemi un like a questo video se volete altre tipologie. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Vi aspetto anche su Instagram, per cui vi lascio qua il mio Instagram sia qua che sotto in tutti i video. E un commentino qua sotto se vi piace queste cose che adesso vi mostrerò. E in più, se anche voi avete acquistato da Shein. Allora, diciamo che spediscono dopo 2 settimane, praticamente ti arriva la roba. Prima ci voleva un mese per far sì che ti arrivavano, diciamo, le cose. Invece adesso, stranamente, hanno migliorato la spedizione e in 2 settimane praticamente arrivano. Calcolate che io tra il 18 e il 20 mi doveva arrivare questo pacco. Alla fine mi è arrivato oggi, che è il 17. Questo video però lo vedete a settembre. Comunque, iniziamo e vi faccio vedere cosa ho acquistato. Volevo farvi vedere prima le cose, oggetti per la casa, in poche parole. Sono impacchettati bene. Le cose indossate ve le faccio vedere nella clip. Questo è fatto così. Pensavo, allora, dalla foto sembrava più bello, infatti vi lascerò anche le foto, come praticamente ci sono sul sito. Pensavo meglio, però sì, è abbastanza carina, diciamo. Questa piantina finta col vaso bianco, praticamente fatto così. Questo, vi dico il prezzo, l'ho pagato 1,46 € in promozione invece di 1,75 €. Costano poco, ma sono abbastanza buoni, anche se la qualità... così così. Poi, secondo per la casa, è arrivato in questa scatolina un po', diciamo, rotta, però è carino perché ha il cuoricino. E vi faccio vedere che in questa scatolina, ovviamente io l'ho aperto, ma questo è impacchettato bene, meno male che non si sono rotti. Questo invece ha il vaso bianco fatto così, molto carino, ovviamente vi lascerò tutto da vicino. Questa qua è già abbastanza bella da vedere come decorazione. Anche questa è finta. Diciamo che ha un po' di pelo, se si può dire così in poche parole, ed è fatta così. C'è il mio cane praticamente dietro allo schermo che mi sta guardando come per dire: ma questo che cavolo fa? Allora, il prezzo di questa piantina è di 2,92 € invece di 3,50 €, per cui invece di pagarla 3,50 € l'ho pagata 2,92 €. E queste sono le prime due cose che ho preso per la decorazione della casa. Volevo prenderne altre, ma sinceramente ho detto aspetto, provo a vedere e poi... Anzi, in teoria ce n'è un altro. Non sono due, ma sono tre. Mi stavo dimenticando. Comunque, ho preso anche questi qua, impacchettati bene, con la bustina, fatti così. Allora, sinceramente pensavo molto, ma molto meglio. Da vedere in foto, sembravano bellissimi. Poi, quando voi li vedete dal vivo, adesso sono tutti piegati. Secondo me sono, appunto. Sono rotti. Bene. Sì, è un po' rotto. Sono di gomma, puzzano. Sono tulipani rosa, c'erano gialli e rosa. Io l'ho presi rosa per decorare praticamente il mio vaso, che poi ovviamente vi farò vedere. Queste le ho pagate 3,34 € invece di 4 €. Praticamente sono 6 rami tulipano artificiali. E sono fatte così. All'inizio pensavo veramente più belli, invece se tu vedi, a parte che sono anche rotti, ma vabbè, li posiziono nel vaso e vi lascerò qui la clip così lo vedete. Queste sono le tre cose che ho preso per la casa. Se
Vedo che sono abbastanza carini, per cui acquisterò ancora per la casa perché sono molto belli. Poi passiamo a questo sacchettino, vado veloce perché non voglio che dura tanto questo video. Ho preso il costume, però non sapevo che il costume è vita alta. Io odio il costume vita alta. Vabbè, vi mostrerò il sopra perché il sotto in teoria non si potrebbe mostrare il costume, però semmai vi mostrerò il sopra per vedere se mi va. Questa è vita alta, è praticamente fatta così da quello che vedo, ha gli anelli fatti così e boh, è fatta così. Ovviamente li proverò, ma tanto voi li vedete nel clip, io invece ancora li devo provare. E invece il pezzo di sopra è così. Io spero che mi va perché da vedere sì. Ho preso una XL, non so se lo vedete, però spero che mi vanno. E anche questo praticamente è fatto così. Però tanto il sopra spero di farvelo vedere indossato. E devo ancora provarli perché sinceramente non li ho ancora provati. Passiamo alle due cose della casa, cioè per modo di dire, anche questi hanno il sacchettino. Vi faccio vedere, ho preso due identiche copri cuscino fatto così con la lettera A. Ne ho presi due uguali, questo così, ha la stoffa è pesante, pensavo che era molto leggero, invece è molto pesante e sono due con la lettera A perché praticamente nella foto sembrava belli. Questi qui ne ho presi due, li ho pagati un pezzo 1,46 € invece di 1,75 €, scusate per le moto. Ne ho presi due, la lettera A perché giustamente il mio nome inizia con la A e il mio fidanzato ha il nome che anche lui inizia con la lettera A, per cui ho voluto prendere questi due per i cuscini. È pesante comunque, pensavo un po' leggero, invece è pesante. Secondo me questo qua va bene di più per l'inverno, perché d'estate secondo me è troppo pesante. Poi passiamo a questo che era in questo sacchettino, non ho capito perché l'hanno messo così. Questo è fatto così, è una camicetta nera col fiocco, che sinceramente io pensavo che era lunga sta camicetta e invece da quello che vedo è corta. Per cui ovviamente sarà corta, ma io la metterò, cioè capite com'è fatta. Corta e non credo, poi non lo so, perché io ho preso una XL, è nero e se per caso mi va lungo ve lo faccio vedere per intero, se per caso è corto che mi arriva sopra alla pancia non preferisco farvelo vedere metà e non tutto perché io diciamo che vado in giro con le magliette lunghe, non con le magliette corte. Non è che mi piacciono tanto, per cui boh, spero che comunque tanto voi lo vedete nella clip. Io ho preso questo. Questo qui invece, che lo vedete anche nella foto, vi dico il prezzo, 7,49 € invece di 9 €, per cui è una canotte grande orlo arricciato colore unico casuale, praticamente così. Dalla foto sembra lungo, però vabbè, lo proverò poi. Lo vedete. Andiamo avanti con altro sacchettino. Qua invece abbiamo una gonna, questa volta ho preso più gonne perché mi servono. Questa però è lunghissima, per cui è una gonna praticamente grigia, normale, fatta così. Ovviamente li devo lavare con l'elastico sopra. Se è lunga lunga, che
perché a me non mi piace le corna dopo il ginocchio, ovviamente la tiro su e la alzo come a vita alta, in poche parole, ma dovrebbe essere vita alta perché la ragazza la porta a vita alta. Io ne ho presi due, ho preso la gonna, sempre una XL, questa 6,66 euro invece di 8 euro. Ne ho presi due, una verde e una grigia, che è questa qua. Vi faccio vedere l'altra, che dovrebbe essere, no, una è blu, sempre sacchettino comunque, confezioni troppo, diciamo, no, è viola, la stessa, però cambia il colore, ne ho presi due che praticamente sono lì, stesso modello, ma cambia il colore, una grigia e una praticamente viola, anche se si vede un altro colore. Comunque, se per caso mi trovo bene, che sono ottimi, li comprerei ancora su Shein, perché dopo l'ultima gonna che vi ho fatto vedere è top, cioè bellissima, mi sta trovando veramente bene. Ultima gonna, vi faccio vedere questa, che è praticamente verde militare. Allora, questa verde militare l'ho pagata 3,34 euro invece di 8 euro. Questo invece ha praticamente la scollatura. No, non è questa. Strano. Comunque, fatta così. Ah, davanti. Davanti c'ha praticamente. È fatta così, in poche parole. Lo spacco, non riuscivo a comunque vabbè, ha due spacchi davanti ed è fatta così. Queste qui, questa è più leggera di quelle altre due, però se mi trovo bene li ricomprerei ancora, anche perché il prezzo è ottimo. Gonna Coste con un cotton or a vita praticamente, credo. Però adesso che guardo, mi manca una gonna. Devo controllare l'ordine perché mi sembra che manca una. Secondo me manca una gonna e non me l'hanno data. Bene, dopo controllo e vediamo. Altro sacchettino, questa invece è una maglietta praticamente. Intrecciata nera. Allora, ho preso il nero perché c'era solo questo colore qua e dato che mi piaceva il modello l'ho presa, perché sennò non lo prendevo. Io adesso non sto usando, diciamo, il nero, sto usando più colori diversi come il verde che mi sta bene, eccetera, ma su altre cose tipo il nero sto cercando di evitarlo, ma è praticamente così, tanto poi lo vedete indossata nera così, con il collo che intreccia. Allora, invece questo qui, boh, è strano, ma non c'è il prezzo. Se riesco a trovarlo ve lo metto di fianco. Ho preso questa, vi farò sapere, non ho capito che cosa ho combinato e perché c'è tutto sto casino. Ultima cosa, che questo, allora vi dico prima il prezzo. Allora, questo è 11,51 euro invece di 20 euro in promozione. Praticamente è un copripiumino con stampa a cuore senza riempitivo. È fatto così, adesso lo apriamo perché tanto io devo lavare. Per cui adesso lo apriamo. Allora, questo vi metterò la foto del sito, ma in un vlog vi farò vedere come sta bene sul mio letto, perché ora che lo metto lo devo lavare, ce ne vuole. Almeno che riesco prima di montare questo video, però comunque è fatto praticamente così. Allora, è rosa con i cuori neri fatti così. Che bello. È molto bello, mi piace. Ah no, c'è la cerniera. Ha la cerniera che voi potete mettere praticamente. Sì, la cerniera voi potete mettere
Il piumone, questo è di 230x220, praticamente king si chiama, per chi ovviamente vuole. Io ho un letto matrimoniale, per chi vuole le misure, queste sono le misure. Niente, ve lo farò vedere in un vlog o se riesco in una foto. Comunque è bello, mi piace. Invece, se tu spendevi un tot di più di 50 euro, ti regalavano due premi in omaggio che sceglievi te. Io ho scelto tutte e due perché ho fatto due ordini, l'altro mi deve arrivare, ma vi farò vedere anche quello. E io ho scelto tutte e due, ma per il momento mi è arrivato questo, che sono, adesso li apriamo insieme, sono fatti così, in omaggio gratis, questi fiocchi per capelli. Ah, ma non è proprio un fiocco, praticamente ho capito. No, uno è un fiocco, uno è un elastico, l'altro è un elastico fatto così, che adesso vi farò vedere poi da vicino. Un altro è un fiocco con praticamente che l'attacchi sui capelli, alla forcina in poche parole. E questo me l'hanno dato in omaggio dopo i 50 euro spesi. Invece l'altro vi farò vedere che cosa ho preso e che cosa mi hanno regalato in omaggio. Sono le cose che ho comprato. Quando mi arriverà il secondo pacco ve lo farò vedere. E niente, fatemi sapere se vi piace quello che ho comprato e se anche voi acquistate da Shein, in poche parole. Detto questo, che il video è durato anche fin troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che vi aspetto con nuovi shopping e seguitemi su Instagram, che lì c'è qualche spoiler in più. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, prima che si fa buio e non si vede più niente. Infatti ho acceso anche la luce. Comunque, al prossimo video. Ciao!